Ciao a tutti, scaricate sul mio sito il pacchetto di latte cinematiche al 10% di sconto. No, non è questo quello di cui voglio parlarvi. Ciao a tutti, io sono Alberico, lavoro in Bettost. Ciao, sono Alberico e ho deciso di metterci la faccia. Ma quanto è difficile parlare da soli davanti a una camera. Da dove si comincia? Sono Alberico, faccio il videomaker, filmmaker, regista, direttore della fotografia, non lo so, decidete voi. Lavoro in Bettost, la mia società, insieme a altri soci che poi vi presenterò. Abbiamo preso uno studio qui alla Maranella dove abbiamo fatto di tutto, videoclip, interviste, di tutto. Abbiamo trasformato questo spazio in qualsiasi cosa di immaginabile e dopo 5 anni ci stiamo spostando. Comincia un percorso bello perché ci stiamo spostando in uno spazio più grande e sentivo l'esigenza di raccontarlo a più persone possibile. Perché sento l'esigenza di raccontare questa storia, questo percorso? Perché per me è traumatico lasciare tutto questo, lasciarlo. È traumatico e raccontare questo percorso più regolarmente possibile sarà una sfida per me, perché sono abituato a stare là dietro e non qui davanti. Sarà una sfida, ma sarà anche una cosa bella perché potrò raccontarvi giorno dopo giorno quello che faccio. Nonostante andremo in un posto più bello, più grande, con tanta gente che ha voglia di fare come noi, lasciare questo spazio sarà traumatico. Ho pensato, qual è il modo migliore per curarmi, per curare la ferita che di dover lasciare questo spazio che ci ha visto fare qualsiasi cosa, interviste, videoclip, abbiamo trasformato questo posto in qualsiasi cosa. Qual è il modo per curarsi? Ho pensato di passare da dietro a questo schermo, questo schermetto qui dietro, passare dall'altra parte e raccontarvi questo processo, raccontarvi il trasloco, raccontarvi il nuovo spazio, raccontarvi tutto quello che succederà nei prossimi mesi, perché è una cosa bella e penso che sia giusto che ne condividano più persone possibile, che sappiate la mia storia, la nostra storia di Bettost e la storia di questo nuovo spazio che prenderemo. Se vi va, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, potrò passare del tempo a raccontarvi la mia vita, a raccontare quello che faccio, quello che facciamo con questa società. Potrò passare del tempo a raccontarvi il nuovo spazio, la sala posa più grande, lo spazio creativo che creeremo insieme e magari anche altre cose come il videomaking, la direzione della fotografia, parlare di qualcosa di tecnico magari, di raccontarvi qualcosina di più su queste macchinette chiamate Blackmagic, qui posseggo una 6K e una 4K, e magari raccontarci un po' il nostro lavoro. Non sarà facile all'inizio perché parlare davanti a questa camera, continuare a fare finta di guardare in quello schermino e dover guardare la camera è difficilissimo. Non so come sto facendo, non so quello che farò. Se vi va, magari lo facciamo insieme. Pensato che magari possa essere un'occasione anche per cominciare a metterci la faccia e farvi capire quello che faccio, anche perché per me non è stato facile. Io vengo da un altro mestiere, vengo dalla grafica, dall'art direction. Fare il salto verso il videomaking per me è stato difficile. Non è facilissimo affermarsi in questo mestiere. Giorno dopo giorno sto cercando di farvi capire quello che faccio e spero che sia importante per voi come lo è per me. Spero che possiate capire. Ovviamente non voglio essere il solito videomaker che ti fa vedere i segreti del videomaking o vendere le latte a scontate. Voglio raccontare quello che faccio e quello che posso fare, quello che potrei fare, quello che in futuro potrei fare, quello che in futuro potremo fare insieme. Magari le prossime volte vi racconterò qualcosa di più del nostro studio prima di lasciarlo, vi racconterò chi siamo, cos'è Bettost,
chi saremo, magari vi racconterò anche tutte le persone che saranno coinvolte in questo nuovo processo, in questo nuovo studio. Se vi va di seguire questo percorso che sto facendo, seguitemi e magari le prossime volte vi racconterò quello che faccio, questo studio, prima di lasciarlo per sempre. Magari ci divertiremo insieme. Ciao!